Do anche a lei, che poi è contemporaneamente ovviamente voce di peso della Lega politica e anche espressione del governo, quindi secondo lei con insomma, questo rischio dall'out-out di Draghi, come dire, un po' ridimensiona questo rischio di provvedimenti sconfessati poi in Parlamento, perché abbiamo visto tante volte anche la Lega è un po' nel mirino sul banco degli imputati da questo punto di vista. La Lega è spesso nel mirino perché dice spesso quello che pensa e di conseguenza diventa difficile riuscire poi a non essere nel mirino e di conseguenza... No, diciamo nel mirino sì. Di una scarsa lealtà a volte, no? Perlomeno mediatica. Spesso. Ma guardi, lo siamo spesso nel mirino, anche se poi alla fine la lealtà la vediamo con gli atti e non solamente con le parole, e quindi con gli atti noi vediamo che il Consiglio dei Ministri si vota secondo quello che viene deciso dalla maggioranza, in Parlamento altrettanto. Ci sono stati degli episodi dove ci sono state delle situazioni in cui il governo è andato sotto, però se noi facciamo 100 il numero degli atti che escono dal governo, poi vediamo che comunque alla fine sono pochi i momenti in cui il governo non ha avuto la maggioranza. Penso altresì però che sia dignità del Parlamento quella di decidere quelle che devono essere gli emendamenti e quelle che devono essere i provvedimenti che devono passare e in che modo, perché se noi poi al Parlamento togliamo anche quella dignità di comunque di camere dove i disegni di legge, dove le leggi delega possono essere in parte modificate, vuol dire che togliamo l'autorevolezza al ruolo del parlamentare, e la domanda poi che ci facciamo è a che cosa servono i parlamentari. Quindi io continuo a essere e continuiamo a essere dell'idea che bene l'atto del governo, bene però anche la possibilità da parte dei parlamentari di presentare degli emendamenti. Sono d'accordo con Simona Malpezzi quando dice che se un provvedimento esce dal Consiglio dei Ministri poi bisogna andare in una determinata direzione. Sono altresì convinto però che ci voglia una regola, e mi spiego meglio, accelerate dove c'è poca condivisione, dove si mettono i partiti di maggioranza nelle condizioni di votare, anche perché se poi si esce se i ministri della Lega o di qualsiasi altro partito non partecipano al voto o escono dal Consiglio dei Ministri, poi si viene additati come i cattivi della situazione, diventa un po' impegnativo. E di conseguenza quello che chiediamo al governo come forza politica è una maggiore condivisione dei provvedimenti. Questa è una richiesta che c'è un po' da tempo, però insomma comunque mi sembra che ci sia stata nella conferenza stampa dei segnali di attenzione da questo punto di vista di Draghi, anche se comunque al metodo, sì, vedo che fa così, che non troppa, dice Centinaio, il segnale è che la fiducia, diciamo, il governo rivendica la possibilità di mettere la fiducia su alcune cose, anche mi pare che ci siano anche dei tempi stretti, però volevo chiedere a Goffredo Buccini e poi...